Bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi stiamo per preparare insieme un secondo piatto delizioso e dai sentori d'autunno. Prepareremo un petto di pollo farcito alle castagne e non vi dico altro, andiamo a prepararlo insieme. Ecco gli ingredienti del nostro secondo piatto, del nostro petto di pollo ripieno di castagne. Allora, io qui ho un petto di pollo intero, ogni metà l'ho separata dall'altra metà e l'ho aperta al libro. Se voi, diciamo, non l'avete mai fatto questo lavoro, potete farvelo fare tranquillamente dal vostro macellaio. Utilizzeremo del macinato misto perché soltanto macinato di vitello in questo caso risulterebbe troppo stopposo. Quindi in questo caso è vitello e vitellone e maiale. Utilizzeremo le castagne. Io le ho cotte al microonde come mia abitudine, sgusciate. E poi tagliuzzate così a mano, vedete, in pezzi un po' irregolari. Non andremo a frullarle, le utilizzeremo così a pezzi. Utilizzeremo poi il rosmarino e un paio di foglie di alloro. Metterò all'interno del ripieno un cucchiaio, è sufficiente appena un cucchiaio per la mia quantità di pane grattugiato, le mie solite spezie, quindi noce moscata, curcuma e paprika dolce, un uovo, sale e pepe. Poi cuoceremo i nostri arrostini in una casseruola con olio extravergine d'oliva. La prima cosa che andiamo a fare, andiamo a salare entrambi i petti di pollo. Quindi metto semplicemente così un pochino di sale e una macinatina di pepe senza esagerare. Dopodiché andiamo direttamente sul foglio di carta da forno dove ho messo il macinato. Allora, anche il macinato va condito, quindi una macinatina di pepe, anche questo senza esagerare, un pochino di sale, le spezie, andiamo a mixarle così un attimo, le misceliamo e poi le versiamo. Vi consiglio sempre le spezie che normalmente io utilizzo, però ci tengo a dirvi che la scelta delle spezie è molto soggettiva, quindi potete scegliere delle spezie che a voi piacciono di più. Metto il pan grattato, batto leggermente l'uovo. Creo un piccolo, diciamo, forellino all'interno della carne. E gradualmente lo aggiungo all'impasto di carne. Lavoro il tutto con una forchetta e alla fine aggiungeremo le castagne a pezzi. Adesso aggiungiamo le castagne. A lavorare il nostro impasto amalgamando il più possibile il tutto. Una volta amalgamato così bene il tutto, è tutto ben condito, le spezie sono ben distribuite e così anche le castagne, cerco di dare al mio ripieno una forma che somigli più possibile alla forma del mio petto di pollo, perché poi vado così a dividerlo a metà, vedete? E quindi devo avere due parti più o meno uguali, perché comunque i pezzi di pollo sono uguali, tagliati a metà. E ora vado così a sollevarlo e ogni parte vado a depositarla in questo modo all'interno, al centro dei pezzi di pollo. Uno e due, così. Ora è inevitabile l'uso delle mani. A questo punto aggiustiamo il ripieno, così, ed iniziamo ad arrotolare in questo modo, vedete, chiudiamo praticamente il fagottino arrotolando il petto di pollo. E
Facciamo la stessa cosa con quest'altra metà. Una volta chiuso così, cerchiamo di compattarlo, non sarà preciso, ma non è un problema, eh? Mettiamo su ognuno un bel ramo lungo così di rosmarino, vedete? Ed andiamo a fare delle legature con uno spago da cucina. Vedete com'è ben legato? E ora ci trasferiamo direttamente i nostri petti di pollo ripieni all'interno del tegame. Mettiamo le due foglie di alloro e portiamo tutto sui fornelli. Abbiamo messo gli arrostini sul gas, l'olio era freddo, quindi avete visto ho messo la carne a freddo nel tegame, non in olio caldo. Adesso lasciamo scaldare gradualmente l'olio e poi con un cucchiaio di legno e una pinza, evitando di bucare la carne del pollo, andremo a girarli piano piano intorno per farli rosolare. E questa sarà la prima fase della nostra cottura. Ho aggiunto appena un pizzichino di sale così in superficie e a questo punto non aggiungerò più sale, ne ho messo un pochino da questa parte e la quantità di sale che abbiamo messo è sufficiente, quindi fino a cottura non dobbiamo più aggiungere niente. Ora andiamo a girare il petto di pollo, come vi ho detto, senza bucare la carne, mi raccomando, e lo facciamo sbiancare anche da quest'altro lato, quindi per 4-5 minuti lo lasciamo così, senza aggiungere niente. Poi andremo ad aggiungere un bicchiere di brodo vegetale. Vedete come comincia a fare proprio la crosticina? Quindi il pollo è dorato da entrambe le parti e adesso aggiungiamo un bel bicchiere di brodo vegetale. A questo punto noi non dobbiamo più fare nulla a questo piatto, dobbiamo soltanto coprire col coperchio e lasciare cuocere a fiamma lenta, molto lenta, per un'ora. Tra un'ora il nostro arrostino ripieno sarà pronto. Il nostro arrosto è pronto, guardate, sto nappandolo con la salsina e voglio farvi vedere la densità. Guardate, da quando ho messo il bicchiere di brodo e ho chiuso completamente il coperchio, vedete come bolle al minimo, proprio con il gas al minimo. Questo è il risultato meraviglioso, quindi un arrostino perfettamente cotto con una salsina, guardate, densa e succulenta. Quindi spegniamo pure il gas e trasferiamoci sul piano di lavoro. Allora adesso dobbiamo trasferire, io prendo l'arrosto così per lo spago e vado a trasferirlo, prima uno poi l'altro, entrambi i petti di pollo, andiamo a trasferirli su un piatto, perché quando si fanno arrosti di questo tipo non li si può affettare immediatamente, ma la carne si deve un pochino stiepidire e rapprendere. Quindi io adesso la salsa andrò a metterla, questa è pronta così, per cui andrò a metterla in una ciotolina e così sarà pronta per il servizio. La carne la lascio fermare, diciamo così, per una quindicina di minuti, dopodiché toglieremo lo spago e andremo ad affettarla. L'arrosto si è stiepidito, ho appena tolto lo spago. Adesso tagliamolo immediatamente a metà e vediamo così com'è il suo interno. È tenerissimo, eh? Guardate. Guardate che meraviglia. Vedete le castagne così intere? Adesso lo affettiamo e lo mettiamo su un piatto da portata e io lo servo con un'insalatina di rucola condita semplicemente con olio, sale e un pochino di melograno, quindi contribuiremo a dare quel tocco di autunno a questo piatto.
andiamo ad aggiungere la sua salsina di cottura. Lo annappiamo leggermente senza coprirlo tutto, mettiamo così qualche goccia di salsa anche sul piatto, aggiungiamo colore mettendo il melograno fantastico su questa insalatina e il nostro piatto è pronto. Io mi auguro che lo rifarete veramente in tanti perché è un piatto tipicamente autunnale. Ha dei profumi e dei colori meravigliosi e avete visto in poco più di un'ora e un quarto questo piatto potrà essere pronto da degustare sulle vostre tavole. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio come al solito dell'attenzione che ogni giorno mi dedicate e vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, condividere le mie video ricette sui vostri social e se questo piatto vi è piaciuto attendo un vostro like. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.